Un scuso del ritardo ovviamente dovuto a impegni che questi giorni, come tutti voi sapete, insomma, caratterizzano l'attività parlamentare. Molto brevemente, oggettivamente sono molto soddisfatto di essere qui oggi. Sono soddisfatto di presentare questo nuovo organismo di comunicazione che credo che sia molto importante per il mondo dell'immigrazione. Abbiamo qui anche rappresentanti di importanti portali della comunicazione, ma io sono sempre dell'idea che oggettivamente ci sia sempre di più l'esigenza di rappresentare questo mondo e sempre di più in qualche maniera la necessità di dare a questo mondo una parola, in un certo senso la possibilità di interpretare un ruolo significativo in ambito delle nostre istituzioni. Quindi un complimento al CTM, organismo che io conosco da molti anni, di cui oggi mi pongo pubblicamente a servizio, proprio nella volontà in qualche maniera di portare il mio contributo a questa iniziativa. Credo che sia un'iniziativa lodevole, dove ovviamente troveremo la volontà anche di molti colleghi di partecipare, di portare avanti quelle che sono le tematiche che in qualche maniera riguardano le nostre rappresentanze. Ci ritroveremo nei prossimi giorni a confrontarci con temi molto importanti, quello delle elezioni del Comites, che oggettivamente ha in queste settimane rappresentato alcuni forti elementi di criticità. Oggi stesso ci saranno ovviamente delle riunioni con il Vice Ministro degli Esteri, riunioni in cui ovviamente ribadiremo la nostra preoccupazione riguardo queste elezioni, che sono un po' fortuite. Ce le siamo trovate praticamente tirate addosso, ma con uno scopo che è quello di andare in un certo senso a delegittimare la rappresentanza del Comites e del CGE, rappresentanza che noi invece riteniamo che sia ovviamente una rappresentanza importante, una rappresentanza che meriti rispetto. Queste elezioni che ovviamente si stanno attribuendo sono elezioni che sicuramente non vanno in questa direzione. Noi cercheremo di ostacolarle, ovviamente nei termini che la normativa ci consentirà. E ringraziamo questo comunque nuovo quotidiano, nuovo ovviamente mensile degli italiani all'estero, per il lavoro che potrà svolgere e che vorrà svolgere nel campo dell'immigrazione. Noi gli saremo vicini, io gli sarò vicino, con ovviamente la volontà di poter portare sempre di più il contributo a questa realtà, alla realtà del mondo delle migrazioni. Vi ringrazio e chiedo scusa della foga con cui in un certo senso mi sono trovato a dover intervenire in questa circostanza.